Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country, and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, those empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you've brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Bruno Pace. A tutti gli spettatori, sì. Buonasera e benvenuti ad A Tutto Campo. Dunque, ciao Bruno, un ricordo di Bruno Pace che ci manca veramente. Un personaggio affabile, corretto, ironico, un gran signore veramente. Ci ha lasciati a 74 anni, giovane, quindi in un momento in cui certamente non ce l'aspettavamo. Cultura e ironia, queste erano le sue caratteristiche di un grande uomo prima di tutto e poi anche di un grande atleta. Sappiamo che ha avuto 148 presenze in Serie A, insomma è stato allenatore, giocatore, sicuramente un gran personaggio. Ne parleremo insieme agli altri argomenti relativi al Pescara che ha perso con il Frosinone e con gli ospiti di questa sera. Innanzitutto un buonasera a Luigi Mascia e a Walter Nerone. Buonasera. Buonasera. Allora, un vero vuoto per lo sport pescarese, per la città di Pescara. Luigi. Bruno è intanto... È un pescarese puro sangue, un emblema e un simbolo della città, perché i pescaresi lo hanno sempre considerato tale e perché Bruno si è sempre sentito tale. Mentre venivo qua stavo pensando che le nostre trasmissioni, che sono trasmissioni leggere, parlano di calcio, senza mai drammatizzare, magari qualche arrabbiatura per qualche insuccesso del Pescara, ma sono trasmissioni allegre, saranno meno allegre d'ora in poi con l'assenza e la perdita di Bruno. È stato un grande calciatore, io per differenza di generazione non l'ho mai visto giocare, ma per lui parlano le cronache, parla la storia, i dati. È stato un ottimo allenatore, ma credo che questo aspetto a lui faccia piacere, saltarlo viene ricordato soprattutto dal punto di vista umano, cioè per quel suo tratto, per quella sua ironia, per quella sua
capacità di sdrammatizzare le cose, di raccontarsi, di raccontare, di essere sempre molto garbato in tutte le sue modalità e in tutti i modi con cui lui si è proposto. E abbiamo avuto la fortuna, il piacere, l'onore di essere con lui in trasmissione, ma dietro queste trasmissioni c'è un tempo che le precede, un tempo che le succede, perché capita poi di venire insieme in trasmissione, capita poi di essere a cena dopo e quindi di avere la possibilità, al di là di quello che le telecamere dicono, anche di conoscersi, di approfondire le conoscenze e quindi di vivere l'umanità dei personaggi. Io dico che il partito dei maldicenti è sempre pieno di tante persone. Beh, io in tanti anni vivo a Pescara e quindi per quello che ho fatto e per quello che continuo a fare conosco tanta gente e non ho mai sentito qualcuno dire una parola storta su Bruno, ho sempre sentito parlare bene di Bruno e questo credo che sia il giusto tributo, perché poi nella vita si raccoglie quello che si semina. Evidentemente Bruno ha seminato davvero tanto sotto ogni punto di vista e quindi le condoglianze più affettuose alla moglie Cristina e i due ragazzi, i due figli, Vittorio e Federico, che è anche un nostro collega avvocato, e a tutti i parenti, a tutti i cari di Bruno. Ma noi Bruno ce lo ricorderemo sempre. Ogni volta che Bruno veniva qui in trasmissione e lo presentavo, dicevo Bruno Pace, allenatore. E lui ogni volta con il sorriso diceva no, ex allenatore. Ecco, questo è un tratto, una grande umiltà, vero Walter? Ma non lo so, lui era tante cose. Diceva bene adesso Luigi. Era così trasparente, coinvolgente, che dire, che non gli si riusciva a dire male neanche alle spalle. Cioè, era uno di quelli al quale se avevi qualcosa da dire glielo dicevi in faccia, ma poteva essere solo. E io mi chiedo scusa, faccio un po' fatica ad andare avanti, voglio soltanto dirgli che abbiamo lasciato in sospeso una cosa e questo mi dispiace, perché da qualche tempo ci chiedevamo se era vero o meno l'episodio del ceffone che io avrei preso e lui dato, e ci siamo lasciati l'ultima volta che lui mi ha detto, lo raccontavo prima a Luigi, non ti preoccupare che se veramente sono stato io t'avevo confuso con un altro, ricordando un po' una battuta, cioè questo era Bruno sul campo. Oggi Italo Cucci, un bravo e importante collega, ex direttore del Corriere dello Sport, lo ha ricordato per degli episodi marginali, perché sono quelle cose lì che poi fanno la differenza, per il suo disincanto, il suo essere professionista senza mai Cucci ha ricordato le famose gag con l'allenatore, con Pugliese, no? Che la sera lo andava a controllare perché lui aveva sta fama di uscire, andare per night, eccetera, o gli telefonava, allora non c'erano i citofoni, quindi lui lasciava sempre la luce accesa e quando facevano il controllo telefonico lui diceva sì, sto a casa e sto già a letto, mister, diceva, mi hai svegliato, e poi ci racconta che appena quello era andato via loro uscivano. Poi magari non era neanche tanto vero che uscivano sempre, però ecco, Bruno è quello del Pace nel Vietnam e che ci aggiunge sotto è anche Pascutti. E come racconta Marocchino, era l'allenatore che riusciva a fumare sotto la doccia. Ma adesso questa è un'altra di quelle cose che mi sarebbe piaciuto discutere con lui, come la vicenda del ceffone a Villa Bianca. E Bruno era tante cose, era il calcio che ci sarebbe piaciuto continuare a vedere, fatto di campioni con i quali potevi parlare al bar senza filtro, senza ipocrisie, un po' più umani, forse un po' meno ricchi, ma molto più umani, non so.
però tra tante destinazioni Bruno è stato anche a Catanzaro. Ebbene, c'è da dire che ancora a Catanzaro, fino a pochi anni fa, ancora ci sono molte scritte con la scritta Bruno Pace, viva Bruno Pace. Quindi questo è per dire come è stato ben voluto da tutti, da Bologna, da Verona, dove è stato, poi qui in Abruzzo, Chieti, Francavilla, ma insomma l'Abruzzo era la sua vera patria. Gli altri ospiti della serata, Paolo Passamonti, ex questore, buonasera. Buonasera. Sì, una serata un pochino particolare, siamo tutti afflitti. C'è un po' un velo di tristezza, un velo di tristezza, perché la notizia della morte di Bruno ha colpito tutti. Io l'ho frequentato poco, però frequentavamo insieme la stessa trattoria, per cui a volte ci incontravamo a pranzo e poi allo stadio e qui una volta in trasmissione. Con me è stata sempre una persona squisita, ma come lo era con tutti, tra l'altro. Un istrione, insomma, si faceva ben volere ed era piacevole ascoltarlo. Ero affascinato da quando raccontava episodi vecchi, perché gli piaceva raccontare queste cose. Veramente è stato un grande personaggio e un vuoto, penso, incolmabile per ora. Tra i vari episodi, quello del presidente dell'Avellino, Sibiglia, e allora lo chiedo all'amico Silvio Sarta, che ovviamente lo conosce bene e che ha vissuto anche, diciamo, per quanto riguarda il lavoro, questo periodo del caro Bruno ad Avellino. Lui raccontava tutte queste gag con il presidente, le sue paure, però insomma alla fine ne usciva sempre con il sorriso. Sì. Noi siamo tutti commossi questa sera, non potrebbe essere altrimenti, e non è un atteggiamento di circostanza, mai come questa sera. E sia Walter che Luigi fanno bene a parlare di Bruno al presente, perché non potrebbe essere altrimenti. Il 30 novembre scorso, in fondo pochi giorni fa, ero riuscito ad averlo ospite nella mia trasmissione dopo un corteggiamento durato poche settimane, e naturalmente l'avevo accompagnato e poi riportato a casa insieme con un amico, e Bruno già da quel tragitto era quello di sempre, pensava al futuro, chiedeva informazioni su quell'automobile, su quanto costasse, sulle condizioni particolari, ma nello stesso tempo parlava del passato, dei grandi presidenti di Sibiglia, imitandoli. Questo suo tratto straordinario, questa gioia nel raccontare, che io ho faticato e fatico a scorgere in tanti personaggi, era unico da questo punto di vista. La sua forza travolgente nel famoso terzo tempo, il questore ha ricordato magari la trattoria. Impossibile dimenticare le cene con Bruno, che erano non un terzo tempo, un quarto, un quinto, erano la vita. Erano una vita particolare che scorreva. È vero, Cucci lo ha ricordato, tutti lo ricorderanno. Domani ci saranno dei funerali, io credo, affollatissimi, ecco, e sinceri. Ricordiamo alle 14:30, esatto. A San Cetteo. E sinceri. Bruno Pace è sempre stato ricordato anche come colui che, non dico disprezzasse, ma che prendesse un po' alla leggera le regole, insofferente a determinate regole, le regole dell'atleta, del calciatore, pur essendo dotato di un talento immenso e di grande umanità, come è stato ricordato. E forse a me piace pensare, magari se ne sarebbe parlato proprio a cena con lui, tra un aneddoto e l'altro, che gli è sfuggita proprio la regola più stupida che ci sia. Gli è sfuggita di mano la morte, alla quale non pensava. Alla fine di questa puntata, e poi chiudo anch'io perché sta prendendo il sopravvento un'emozione troppo forte, e ci raccontò di un episodio appunto di Sibiglia, che con Orrico
si beccava spesso l'allenatore Orrico, e Orrico che gli diceva: ma presidente, tanto muore prima lei. E allora raccontò questa cosa, ho ancora i brividi, proprio con un disincanto, con il suo eterno sorriso, per allontanare per sempre un'ipotesi che non poteva riguardarlo. E quindi, oltre il ciao che tutti gli diciamo, io gli dico grazie, perché ci ha dimostrato che in un mondo così complicato si può vivere e bene e farsi rispettare da tutti con il saper vivere e con il sorriso. Saluto anche un altro ospite, Aldo Fattore, a cui vorrei chiedere un po' un ricordo del Bruno calciatore e allenatore. Ma guarda, io ti devo dire, prima di tutto mi piace dire questo: lui amava la Pescara e i pescaresi ed era riamato dai pescaresi. Questa è una cosa molto importante, dovunque lui andasse tutti quanti pacche sulle spalle. Ma di Bruno voglio ricordare tre cose fondamentalmente. Una sera, dopo una trasmissione televisiva, siamo ritrovati al ristorante. Ha cominciato a raccontare tutte le cose che sono successe con i vari presidenti anconetani a Pisa, no? E abbiamo fatto le tre. Perché lui non si stancava, neanche noi a sentirlo, perché era piacevolissimo. E poi una cosa che non dimenticherò mai, e onestamente questo mi commuove, l'ho visto verso il 20 novembre, davanti all'Inzio di Corso Umberto, ma chiesto, come al solito, dato che tutti e due avevamo fatto la prosi all'Anca, e lui prima di me, mi ha chiesto come andavo, ho detto abbastanza bene, ogni tanto. E dice: ma noi siamo delle rocce. Dice: però a proposito, è meglio parlarne poco, sai, col suo anzi fammi grattare, perché del mio Bologna era morto da poco Pascuti. Siamo rimasti vivi io, Janic e Foglie. Sì, questo lo diceva. E questo onestamente mi fa venire i brividi. Ed è una persona che comunque mancherà anche agli sportivi, perché era piacevole anche sentirlo parlare sia del Pescara. E un'altra cosa, quando io gli dicevo: ma tu non sei mai riuscito a fare allenatore a Pescara, mi dice lui: evidentemente sono scarso. Ma dico: com'è possibile? A Catanzaro ti amavano, dovunque sei stato. Ad Ancona, che è stata una delle ultime squadre che ha allenato, era amato sia dai dirigenti che dai giocatori. Tra i giocatori aveva D'Aderio, che poi ha fatto l'allenatore, e dice: guarda, è eccezionale, ci si diverte con lui allenatore. E quindi per me, guarda, non ti nascondo che sono abbastanza commosso a parlare. Sigla. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai. Chissà che faccia che farai, così felice e sbalordito, non t'ho visto mai, a tutto campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà, chissà che faccia che farai, quando la vedi alla televisione, rimarre senza parole, clicca se seguici. Parliamo dunque del Pescara quando sono le 21:50 minuti, in diretta dagli studi di Rete 8 per A Tutto Campo. Pescara che è stato sconfitto nella partita con il Frosinone, e davvero il Frosinone è una squadra molto forte, però il Pescara ha palesato le solite sofferenze, i soliti problemi. Tra l'altro in questa settimana c'è stata anche la presentazione dei nuovi arrivati, e un Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, molto sicuro di sé. Vediamo nell'intervista di Massimo Profeta.
Se questa squadra non entra nei playoff, lo ribadisco con forza, è un fallimento. Quindi perché... significa che Zeman rischia la panchina? Significa che se non dovessimo entrare nei playoff alla fine di questo campionato, vuol dire che siamo una banda di sciagurati. Ma Zeman rischia sì o no? Ho detto di no. No, ho detto che se non dovessimo entrare nei playoff vuol dire che avremmo sbagliato io, il direttore e l'allenatore. E agli atti poi questa dichiarazione, agli atti. Noi abbiamo un progetto, tu questa dichiarazione la puoi mettere dove vuoi, quindi non è un problema. Però noi abbiamo un progetto e lo portiamo avanti. Non siamo banderuole, lo sapete, non l'abbiamo mai fatto e quindi continuiamo sulla nostra strada. In questo momento però il vero problema è la sterilità offensiva, no? 4 gol in 6 partite, addirittura 0 negli ultimi 180 minuti, cosa che non era mai accaduta dall'inizio della stagione. Sì, vi lamentate che avevamo, o meglio, avete sottolineato il fatto che abbiamo 4 punte centrali e adesso tocca al mister e sceglie quella migliore. Quindi secondo me abbiamo 4 giocatori dello stesso livello, forti. Il vero problema del Pescara non è quello di non prendere gol, perché i gol che abbiamo preso penso che la difesa non abbia nessuna colpa. È quello di farne i gol. Siccome non li stiamo facendo, probabilmente abbiamo qualche problemino là davanti. A proposito, Toto DS, si parla di Angelozzi. Non c'è nessun Toto DS perché io ho il mio direttore che è Luca Leone e me lo tengo stretto. Leone in scadenza o no? Assolutamente no. Pavone? È in scadenza e parleremo a fine campionato. Quindi state facendo delle riflessioni? No, no, ma anche l'altro anno era in scadenza e abbiamo parlato a fine campionato. Sicuramente ci sarà Luca Leone. Poi magari ci sarà anche Pavone, ma in questo momento ci sarà sicuramente Luca Leone. E anche Sebastiani che insomma si occupa direttamente del mercato ormai da anni. Quindi. Ma Sebastiani si occuperà dello scouting il prossimo anno, perché è l'unico che capisce di calcio qui. Quindi stiamo a posto. Siamo cioè, ad alti livelli. Fa tutto Sebastiani. Assolutamente. Questa è un'intervista abbastanza divertente, abbastanza simpatica, ma anche significativa di come il presidente Sebastiani conduce la società. Walter, che ne pensi? Hai dimenticato la cosa fondamentale, secondo me, è sincero in questa cosa, perché innanzitutto dice che praticamente la società è monocratica, è a gestione monocratica. No, non mi sembra che... No, perché lo diciamo tutti. Non è una rivelazione. No, lo ha riconosciuto, è un'ammissione. Lo diciamo tutti, però che lo dica lui, anche perché solleva qualche collaboratore da qualche responsabilità. E poi ha detto quello che secondo me è un'altra grande verità. Se questa squadra non fa i playoff è un fallimento brutto, molto brutto. Poi se sarà fallimento più della società o dell'allenatore lo vediamo. Certo l'allenatore anche sto giro si è sbilanciato perché ha detto adesso siamo più squadra dopo il mercato di gennaio. Ha benedetto praticamente tutti i nuovi arrivati e vedremo adesso di conseguenza cosa succederà. Spero che non ci chieda un paio di mesi per mettere insieme la squadra, perché se no siamo arrivati alle vacanze estive. Vorrei vedere qualcosa personalmente, non è che me lo deve mostrare, però penso che il tifoso vorrebbe cominciare a vedere qualcosa già sabato con la Salernitana. Qualcosa poi c'è di anche buono. Il problema dei direttori, Luigi, perché si parla, sappiamo che il problema del Pescara spesso sono state le campagne acquisti. Quella di gennaio non è stata mai di solito fortunata, diciamo così tra virgolette, e Sebastiani ha detto sicuramente rimarrà Leone e ha fatto capire che insomma c'è qualche probabilità che non rimanga invece Pavone, almeno questo ho capito io. Penso che non ci siano molte chance che rimanga. Io appunto penso che sia stato sincero, cioè ha detto le cose come stavano, al di là delle sollecitazioni di Massimo Profeta, che è un ironico anche lui e quindi poi nell'interlocutore suscita facilmente e fatalmente anche altrettanta ironia, per cui era un'intervista molto divertente, però nell'ironia c'era la verità e mi pare che sia convinto e fermo il presidente Sebastiani nel ribadire che Luca Leone, con il quale mi risulta ci sia anche un rapporto di amicizia personale, sia ancora il direttore sportivo il prossimo anno, e mi sembrava altrettanto sincero nel far presagire che magari ci possa essere una separazione rispetto
a Peppino Pavone, che è in scadenza di contratto. E questo fa parte dei normali avvicendamenti che ci possono essere qualunque società di calcio, addirittura ci sono società di calcio in cui i direttori sportivi vanno e vengono a campionato in corso. Questo mi pare che non sia mai accaduto nel Pescara, e secondo me questo aspetto è un indice di serietà e di coerenza. Poi il presidente Sebastiani, anche con questo occhialino, ha acquisito anche un aspetto dottorale che gli dà poi ormai veramente la capacità di assurgere quasi ad avvocato di se stesso molto spesso anche nelle trasmissioni, perché è diventato bravissimo non solo in quella intervista ma in tutte a difendersi dalle critiche. È evidente che Pescara è Sebastiani centrico, tutto ruota intorno a questo presidente, e rievoca un po' le figure dei padri padroni delle società di un tempo. Ce ne sono oggi ancora, immagino che Lotito possa incarnare un esempio di questo genere come vero padrone della Lazio. Non accosto Lotito a Sebastiani dal punto di vista delle modalità gestionali delle società, però ci sono stati dei grandi patron di società calcistiche che oltretutto si occupavano 24 ore su 24 di quella società, e penso ad Anconetani, ma non soltanto a lui, Rozzi. Penso anche a Rozzi, che non si occupava solo di calcio ma faceva l'imprenditore, però era un simbolo dell'Ascoli. Ora, piaccia o non piaccia, arriveranno i soliti messaggi come arrivano tutte le settimane, presidente Vatten, eccetera eccetera, però così come lo è stato Scibilia, un simbolo della Pescara calcistica, Sebastiani, che ormai inizia ad essere qui da diversi anni come presidente, è indiscutibilmente passato alla storia di Pescara, e quindi questo suo voler ribadire mi dedicherò allo scouting eccetera ci fa anche comprendere che ormai il Pescara è diventato business in tutte le cose, le plusvalenze sono importanti. Non mi piace quella parola fallimento, se non dovessimo andare ai playoff è fallimento, questo è un lapsus freudiano, se non dovessimo andare ai playoff è fallimento, che fallimento non è un fallimento economico, è un fallimento sportivo, un fallimento calcistico, però ci sono anche stagioni particolari. A me sembra che questa stagione mantenga un trend non molto rassicurante e non vedo inversione di tendenze, però se il presidente è fiducioso fa bene ad essere ottimista. Bene, allora ascoltiamo da casa, vediamo se ci sono messaggi e quindi che cosa ne pensano i tifosi che ci seguono da casa. E quindi ringraziamo innanzitutto Tatiana Conetti, che è in redazione, e ricordo il numero 388 12 44 688 per i vostri messaggi tramite WhatsApp. Allora, buonasera a tutti, con dolore, perché non fare intitolare il Poggio degli Ulivi al nostro caro Bruno Pace? Se si vuole si può, e sarebbe un dovere oltre che un onore. Massimo De Liberis. Bravo, noi Massimo, giriamo, è una buona idea, ottima idea, e che appoggiamo, la giriamo ovviamente al presidente del Pescara Sebastiani. Vivevo con la speranza che mister Bruno Pace potesse tornare a stare bene, ma purtroppo con tanta tristezza non è stato così, lasciando un vuoto incolmabile. Porterò sempre con me il suo sorriso e i suoi sinceri consigli. Grazie Bruno. Porgo con affetto un caldo abbraccio e le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Patrizia De Panfilis da Pescara. Ovviamente molti messaggi sono incentrati sulla figura di Bruno Pace. Buonasera a voi, seguo il Pescara dai primi anni 50, non sono un tecnico, ma di partite ne ho viste tante, quindi mi sono fatto delle idee sull'andamento del campionato di quest'anno. La squadra paga le prime rimonte subite e i gol a raffica fatti nelle prime gare dal nostro centravanti, quindi paura di non essere in grado di mantenere il risultato e la sopravvalutazione di Pettinari. Remo Piersante. Si può essere d'accordo anche con lui. Dice sempre: ciao Bruno, per me è stato un onore conoscerti, un grande uomo e campione, continua a tifare il tuo Pescara tra gli angeli. Un abbraccio da Max di Cerratina. Grazie di tutto Bruno Pace, vero uomo, condoglianze a tutti i suoi cari. Un minuto di raccoglimento per sabato pomeriggio sarà possibile? Fabrizio. Dipende dalla Lega. Questo non dipende dalla società. Lo può proporre. La società dovrebbe proporlo e poi vediamo che cosa, semmai
decide la Lega. Bruno, un uomo genuino e trasparente, ci mancherai. Ciao Bruno, Fabrizio. È veramente un tributo per lui, che merita assolutamente. Le dichiarazioni del Presidente sono state pietose. Se questa squadra c'entra i play-off sarà un ennesimo miracolo calcistico di Zeman. Vergognoso, non ci sono più parole. Basta. Ecco, questo messaggio vorrei farlo commentare da Silvio. Beh, c'è la spaccatura che di cui più o meno si parlava, nel senso che io penso che Sebastiani... si è detto bene, Sebastiani centrico il Pescara. Nelle ultime stagioni, non dimentichiamoci la stagione molto negativa, completamente negativa appena passata, della Serie A, con tutte le vicissitudini che sono state, che ci sono state all'interno della società, ha concluso un processo che alla fine si è rivelato irresistibile, nonostante il risultato sportivo dell'ultimo anno ormai e mezzo deficitario, ha concluso questo riassetto definitivo, il controllo definitivo della società. Io mi piacerebbe che questo si ricordasse sempre. E ha acquisito sicurezza, ecco, anche questa intervista lo testimonia. Però, d'altra parte, il consenso da parte della tifoseria, di gran parte della tifoseria, non può andare di pari passo. Di solito non va così, non soltanto a Pescara. Quindi, a meno che poi non si tratti di un presidente di lunghissima esperienza, di lungo corso, di una grande squadra italiana che può far coincidere le due fasi, quella di pieno controllo societario e quella di grandi risultati sportivi. È importante che lui abbia fatto questo tipo di esperienza personale di dirigente da questo punto di vista, e infatti lancia dei segnali inequivocabili. D'altra parte però il campionato del Pescara è al di sotto delle aspettative di chiunque, non soltanto delle frange più arrabbiate dei tifosi. Quindi io penso che questo gap, che questo differenziale tra speranze e poi degli assetti, delle realtà che si sono in questo momento compiuti nella persona di Sebastiani, sia un gap che stia lasciando comunque delusa la tifoseria. Quindi questi messaggi ce li dobbiamo, a mio avviso, aspettare ancora, poi magari altre persone. Questa simbiosi con Zeman 2, la simbiosi 2 dopo quella di 6 anni fa, non è mai scattata, e penso sia difficile, anche se me lo auguro, che scatti a livello di risultato nei prossimi 2 mesi. Allora, pubblicità, torneremo tra pochissimo di nuovo in diretta. Bene, torniamo in diretta quando sono le 21:08. Riprendiamo con altri messaggi, prima poi di vedere un altro servizio. Allora, prego la regia di inviare. Ecco, ciao Bruno, ma perché ci hai lasciato? Forse non stavi bene con noi? Eppure noi stavamo così bene con te, così bene che ti preghiamo di stare ancora con noi, guardarci da lassù, vieni allo stadio con noi, ci farai felici. Ciao. Prendo un bel messaggio. Preside, a testa alta sempre, forza Pescara. Ciao Bruno. Buonasera, uno spunto che ho sentito e voglio riproporre. Perché Bruno Paci non è mai stato chiamato a fare l'allenatore del Pescara? Un grandissimo sportivo, una grandissima perdita per Pescara e per noi tifosi. Laura da Pescara. Insomma... Vorrei chiedere al signor Nerone cosa c'è sotto lo scambio Mancuso-Bunino. Buonasera da Antonio. Ecco, e tu lo sai cosa c'è sotto, perché ne abbiamo parlato. È un affare Bunino per il Pescara, forse. Potrebbe essere un Bunino affare. Ho capito. Cosa vuoi che ci sta sotto? Plusvalenza. Plusvalenza ci sta sotto. Se c'è qualcosa sotto c'è quella. Certo. Se no non c'è nient'altro. Perché il Pescara aveva bisogno del nono attaccante, poi magari questo è più forte di Immobile e sarà... C'ha il ciuffo di Immobile, sì. C'è la fisionomia di Immobile, speriamo che lo abbia sia anche il del gol di non Immobile. Lo so, non l'ho mai visto giocare se non quei 10 secondi di filmati che mi hanno visto, quindi
gli auguro tutto il bene del mondo a sto ragazzo, ma credo che non sia stata un'operazione, diciamo, per finalità tecniche contingenti. Del resto, Mancuso sta qua. Se c'era una scommessa tecnica su Bonino, uno faceva un sacrificio, magari avrebbe dato in cambio qualcun altro. Poi chi vivrà vedrà. Il calcio di oggi, il calciomercato di oggi, innanzitutto le plusvalenze, dopo vediamo che ne dicono gli allenatori. Ma avete visto che è successo a Napoli? Avevano preso il nuovo Mertens, eccetera, poi lo stavano girando al Sassuolo con 25 milioni sopra per prendere Politano, che porterebbe Politano ai livelli, non dico di Cristiano Ronaldo, ma siamo lì, di Pogba, di Higuain come valutazione, no? E poi adesso si lamentano se quello lì se ne è scappato in Olanda e dice che non vuole tornare più, perché lui era convinto di essere venuto come un astro nascente e si è accorto che era una barca da bollo sul contratto eventuale di Politano. E il calcio di oggi è questo. Nel calcio di oggi. E i valori dei giocatori il più delle volte vengono dati in funzione delle esigenze societarie, salvo quelle società non tantissime, qui da noi la Juventus, il Napoli, non, già con la Roma e con l'Inter non ci siamo più, che possono fare acquisti veri e decidono i prezzi veri, vedi il PSG. A proposito di acquisti veri, il calcio è anche, come dicevi tu, sono le immagini che vediamo. Una volta esistevano le cassette, oggi esistono le immagini su YouTube. E questo mi ricorda un attimino, tanti anni fa, le immagini di Edmar, dei gol di Edmar. Uno dei primi bidoni ante YouTube, diciamo con la tecnica di YouTube, no? Avevano messo insieme 7-8 gol spettacolari, non sapremo mai a chi l'aveva fatto quei gol, perché ogni azione durava 3, 4, 5 secondi, e guardavi quello e dice: ma Garrincha che era? Uno da Wisp, no? E infatti ci innamorammo tutti di Edmar con la cassetta. Beh, poi disputò anche però le Olimpiadi con la nazionale olimpica brasiliana. A finalità di l'estate prima che era in comodato d'uso la nazionale a finalità cessione. Quella nazionale olimpica fu fatta per piazzare in Europa 7-8 bidoni. Mirata. Calcisticamente parlando, perché io con Edmar ci ho avuto pure un bel rapporto, ci divertivamo molto. Sì. Però voglio dire, quella nazionale olimpica fu fatta per piazzare 7-8 bidoni, purtroppo uno capita a noi, perché quello che doveva venire qua si chiamava Romario, e infatti stranamente... E c'era anche Giovanni, no? Giovanni. Ma stranamente di Romario, Juan Figuerla, il famoso famigerato procuratore, non portò cassette. Poi si disse che fu la Philips a volerlo... No, a Pescara la Philips non interessava a mandarlo a Eindhoven, al PSV. Si disse che fu lo sponsor. Però è singolare quella cosa, che arrivarono le cassette di Edmar e non sono mai arrivate le cassette di Romario, che evidentemente non ha fatto niente di significativo. Allora, i nuovi arrivi sono questi, li vediamo nella presentazione di ognuno, sentiremo una piccola presentazione. Eccoli. Speriamo, vabbè, è un onore per me comunque quello che stai dicendo, però preso con le dovute maniere, dai, poi si spera. Ti ripeti un po' l'immobile. Ma forse qualche caratteristica ce l'ho, però c'è ancora molto da migliorare. Sono felice dell'operazione che è stata fatta con la Juve, per me è un'opportunità molto importante, come diceva lei. E sì, sono 6 mesi molto particolari per me, anche perché ho avuto dei problemi familiari, quindi che mi hanno un po' distratto dal calcio. E per ora sono qui e voglio ripartire alla grande. Ma a me piace molto attaccare la profondità, sono abbastanza veloce, quindi diciamo che le mie caratteristiche sono più propense ad attaccare la profondità alle spalle dei difensori. Mi fa molto piacere essere qua di nuovo, perché comunque avevo lasciato delle sensazioni e dei ricordi bellissimi qui, quindi sono molto contento di essere qui di nuovo. Sinceramente, i primi 6 mesi quando andai via 2 anni fa andarono molto bene con Gasperini, perché comunque mi ha dato subito fiducia, mi ha fatto giocare, eccetera. Poi c'è stata un po' una rivoluzione lì, come ogni 6 mesi,
e cambiarono allenatori, direttori, eccetera, e quindi sono state fatte altre scelte da parte della dirigenza. Un campionato molto molto competitivo e ogni partita è veramente una guerra, quindi dobbiamo mettere tutto noi stessi per cercare di raddrizzare e migliorare la nostra posizione. Sì, sì, certo, sicuramente ancora devo imparare tante cose perché sono arrivato da poco, devo ancora assimilare per bene tutti i movimenti, però mi sto trovando bene. È stata una prova di fiducia da parte del mister e io devo cercare di ripagare questa fiducia facendo buone prestazioni in campo. Io sono un centrocampista, in qualsiasi ruolo del centrocampo, mezzala, mediano, anche trequartista, penso che posso dare tanto alla squadra e quello. E a me piace la fase offensiva, certo che mi piace di più come a qualsiasi giocatore tecnico, diciamo, quindi sempre cerco di dare il massimo alla squadra e penso, è vero che posso dare di più nella fase offensiva che la difensiva, ma ho 20 anni e sempre si può migliorare questa cosa. Io da quando sono arrivato abbiamo fatto una settimana leggera, poi le altre 2 settimane abbiamo lavorato un po' tanto. Io mi sono piaciuto tantissimo perché comunque i lavori che facciamo sono lavori che aiutano, che ti fanno crescere molto fisicamente. Poi è vero che quando fai una stagione intera o 6 mesi o 2 anni con Zeman, sicuramente quando esci da qui da Pescara sei una bestia. Sto meglio, sto cercando di recuperare il prima possibile, sicuramente è stato un imprevisto che non avevo messo in considerazione, quindi sto recuperando e spero di essere disponibile al più presto. Spero settimana prossima di fare qualcosa in gruppo e magari essere già disponibile. Bene, torniamo in diretta. Allora, Aldo Fattore, che ne pensi di questi ragazzi? Di questi ragazzi che hai visto adesso? Io onestamente ho i miei dubbi e proprio vorrei proprio quando si... su questi ragazzi ho i miei dubbi, pensavo che non fossimo in diretta. Ho i miei dubbi perché se arrivano qui, questo è il nuovo Immobile. Io proprio oggi, guardavo sul Corriere dello Sport, parlavano dei giovani che lanciano tutte le squadre. Allora lancio tutte le squadre e vedi l'Atalanta, ragazzi che poi mette in prima squadra, e poi ho visto il Pescara, tutti quelli che giocano solo in A e in B, senza considerare quelli che giocano in altre. Il Pescara aveva una buona, una discreta lista, escluso 3 giocatori, Koulibaly, Selasi e Di Francesco, gli altri sono tutti creature di Certeo Di Mascio. Guarda un po', Certeo Di Mascio che nell'arco di tanti anni ha lanciato tanti giovani che poi sono serviti al Pescara anche per tenere in piedi il bilancio, non sta più qui, sta ad Ascoli. L'Ascoli per anni non ha lanciato un giocatore, salvo Iachini e Giorgi Orsolini. Cioè, voglio dire, le persone brave vanno via da Pescara. Noi adesso prendiamo questo Bonino, non so chi sia, può anche darsi che sia un fuoriclasse. Però mi domando e dico, se così fosse, noi abbiamo allora Pettinari, che lo vogliono un sacco di società, Mancuso che l'ha preso dalla Juventus. Io dico, evidentemente la classifica oggi dice che Pescara ha 31 punti. L'unica cosa di cui si deve interessare è salvarsi. Per cui col fatto che il fallimento, non arrivare ai playoff è un fallimento. Io faccio una domanda, se si arrivasse ai playoff e poi si è eliminati alla prima partita? Allora dico, cerchiamo di impostare, di fare un discorso, quest'anno il Pescara è un campionato nato male, continuato alla meno peggio. E io, tanto per sabato scorso, ho chiamato Walter, avevo visto la partita Pescara-Frosinone, Walter è lì, lo può dire. Era indignato. Ho detto, Walter scusa, io può darsi che a 74 anni mi sia rincoglionito, scusa il termine. Dico perché? Perché ho visto la partita Frosinone-Pescara. Questa è un'incompiuta, è vero Walter? Sì, sì. E tu mi hai risposto. Non sapevamo neanche di ritrovarci qua oggi. Ho la tua stessa... Cioè, vedere giocare il Pescara è veramente imbarazzante, perché onestamente non è la squadra di Zeman. Non lo so. Nell'arco di tanti anni Pescara ha avuto quelle annate così. E questa va annoverata, quelle annate così. E io non mi faccio più illusioni. Secondo me già salvarsi è un buon traguardo, mantenere la Serie B, e vorrei pregare Sebastiani di cercare di
valorizzare i ragazzi in Abruzzo, magari fa una Joy Adventure con le altre società, Teramo, Francavilla, e tirar fuori, perché in Abruzzo ci sono i ragazzi bravi, non c'è bisogno che arrivi Gravion, Bunino, questi qui. Questi sono dei giovani che in Abruzzo ce ne sono a bizzeffe. Può anche darsi che mi sbagli, però. Sentiamo, vediamo qualche altro messaggio da casa. Buonasera a tutti gli ospiti, vorrei dire al sindaco Mascia, con tutta... Ex sindaco Mascia, con tutta la stima possibile, che questa sera, peccato, accostando il nome del commendator Scibilli a quello del ragioniere. Non ci sono paragoni, un saluto. Però non spiega in che senso non ci sono paragoni. No, ma l'accostamento che io faccio è sulla, insomma, soltanto sulla storia del Pescara, perché il commendator Scibilli è stato un grande presidente del Pescara, e Sebastiani, ecco, è uno che... Bravissimo, pochi... Danilo Cinquino, subito... Sì, un timing perfetto, e Sebastiani è uno che in pochi anni... ha avuto degli insuccessi, ma ha avuto anche dei successi indiscutibili, che anzi credo ne facciano il presidente più titolato da questo punto di vista. Perché... Ma l'accostamento nasce dal destino di entrambi, perché non mi pare di ricordare che il commendator Scibilia, che è stato un grande presidente, ricevesse per strada i complimenti o durante le trasmissioni come le nostre arrivassero telefonate o messaggi di plauso al commendator Scibilli. Poi gli anni, ha fatto bene a scrivere il sindaco Mascia, perché poi alla fine succede la stessa cosa anche ai politici. Quando io facevo il sindaco, prendevo le pernacchie magari per strada, non da tutti. Poi quando non sei più sindaco, allora ma tu sei stato un grande sindaco, quando ritorni. E la stessa cosa capita ai presidenti delle società di calcio. Vedrete che fra 20 anni qualcuno dirà, Sebastiani però è stato un grande presidente, come vi permettete di accostare il signor Rossi, che sarà il presidente del 2030 nel Pescara, con Sebastiani? Quindi l'accostamento era sotto questo punto di vista. Io ritengo che Scibilia sia stato un grande presidente e ritengo che Sebastiani si avvii comunque, se non lo ha già fatto, a scrivere una pagina importante della storia del Pescara. Piaccia o non piaccia, ma tutti i personaggi fanno discutere e dividono, e quando hanno delle responsabilità. E quindi sotto questo punto di vista ho spiegato, e spero di essere stato convincente, perché ho accostato Sebastiani e Scibilli. Non me ne voglia il commendatore dall'altra parte. Altri messaggi, ce ne sono tantissimi, cerchiamo di dare spazio a chi ci segue da casa. Secondo me Zeman non può più allenare, non azzecca mai la formazione giusta da mettere in campo, ed in più quelle poche volte che fa i cambi riesce solo a peggiorare la squadra. Vedi Perugia e Frosinone. Davide. Vabbè, però Zeman la formazione la deve fare prima, non dopo. Certo, ancora. Vorrei dire a Davide. Buonasera, sono un artigiano e un piccolo imprenditore, vorrei innanzitutto ringraziare Sebastiani per il suo lavoro fatto a Pescara negli ultimi anni, perché grazie a lui che ci siamo avvicinati ed appassionati a questa squadra. Io so quanto è difficile portare avanti un progetto e quindi dico di nuovo grazie a Sebastiani. Ci sono i pro e contro, come abbiamo sempre detto, non tutti sono ben voluti, sono momenti particolari quando si fa il dirigente. Una via di Pescara o il nome del nuovo stadio a nome di Bruno Pace? E questa è un'altra proposta. Sebastiani ignora i tifosi perché lui non lo è mai stato e mai lo sarà. Pensate se Bruno fosse stato il presidente del Pescara. Stadio pieno solo per la simpatia e il rispetto che aveva per i tifosi pescaresi come lui. Con te Bruno va via un'altra fetta della Pescara guascone e burlone, ma sincera e sorridente. Onori a Bruno, grande uomo, uno di noi. Riguardo alla squadra, mi sembra che terminato l'effetto Pettinari non c'è un attaccante in grado di fare gol. Centrocampo incapace di fare gioco, le ultime prestazioni di Brugman ne sono la testimonianza. Ed infine non si vede una difesa degna di questo nome da anni. Si prendono sempre gol evitabilissimi. Gli altri fanno gol da corner, noi invece la giochiamo sempre infruttuosamente. Roberto, a questo punto dobbiamo pensare solo alla salvezza, ma certamente senza Mr. Zeman. Ciao Francesco.
Insomma, ci sono messaggi di tutti i tipi, ancora un altro, buonasera a tutti, purtroppo se ne vanno sempre i migliori, dal nostro carissimo Bruno Pace a qualche nostro buon giocatore. Mi piacerebbe sapere che progetti ha il nostro caro Presidente, visto che nelle interviste parla sempre di progetto da portare avanti. Grazie Francesco da Francavilla al Mare. A proposito di Edmar, lo sbaglio di quell'epoca fu di rinunciare a Junior per Edmar. Ricordate? Mario. Ricordi, Walter? Junior, tu sei la memoria storica. Junior qui. Era già qui, Edmar e Tita arrivarono l'anno dopo, poi ci fu la retrocessione e con la retrocessione finiva il contratto di Junior, finì l'epoca Galeone. Non c'erano onestamente le condizioni e fu fatto un ragionamento secondo me sano. Edmar aveva ancora il contratto, nessuno lo voleva, ce lo siamo tenuti. È andato via 2 anni dopo perché gli è finito il contratto. E è vero che il compianto commentatore sperava tanto che Edmar dimostrasse quello che gli avevano detto che valeva, perché lui ovviamente si era fidato di chi glielo aveva descritto. Però la cosa Edmar Junior no, storicamente non è corretto che Junior andò via per fine contratto. Vero. Junior era venuto qua gratis dal Torino e aveva preso il contratto per un biennale e finito quel biennale, tra l'altro l'operazione fu fatta da Vincenzo Marinelli con le sue entrature e quindi diciamo passaggio poi di consegne in società con Scibiglia, aveva anche sotto il profilo dei rapporti creato qualche, ovviamente, no? Qualche rapporto si era allentato, qualche altro era migliorato. Quando è venuto Scibiglia c'era il Cavalier Manni che a tavola con i dirigenti di Juventus, Inter, Roma e Napoli era, come dire, era abituale. Quando poi finì questa avventura ci ritrovammo con un direttore sportivo di Ancona lì che quando gli chiedevano di guardare qualche schema faceva le foto perché non riusciva a descrivere il movimento dei giocatori, quindi giustamente faceva le foto, gli diceva allenatore guardatelo tu lo schema. E, boh, adesso tutto il rispetto, per dire che erano cambiate tante cose e quella vicenda lì, Leo, secondo me, se gli proponevano di rimanere un altro anno sarebbe rimasto, però non sarebbe stato giusto, così come non è stato giusto, parlando di errori di società, secondo me quest'anno tenersi quattro ultra 35enni o giù di lì, che senso ha? A proposito, non si sa se Campagnaro riuscirà a giocare, ne caso... ha fatto 2 di fila, abbiamo preso 5 gol, adesso può fare un paio di settimane di riposo per recuperare e dovrebbe giocare Gravignon al suo posto. Allora, pubblicità, torneremo tra pochissimo e andremo anche a curiosare in casa Salernitana. 22:32 minuti, di nuovo in diretta da A Tutto Campo. Dunque iniziamo, come dicevo prima, a parlare della prossima partita del Pescara. Si giocherà sabato in casa con la Salernitana. Ecco, queste l'elenco delle partite della giornata. Il Pescara tornerà a giocare allo stadio Adriatico. C'è da dire che sono stati venduti i pochissimi biglietti, 1000 qualcosa, di cui 400 a Salerno, quindi vedremo quante persone andranno allo stadio. Intanto colleghiamoci proprio con Salerno, per noi c'è Franco Esposito del Corriere dello Sport. Buonasera Franco. Buonasera a tutti voi. Allora, qual è la vigilia lì a Salerno di questa partita con il Pescara? Che cosa si pensa della formazione di Zeman? Ma si pensa, io innanzitutto sono un estimatore di Zeman, lo dichiaro subito così a scanso di equivoci, perché quello che gli ho visto fare nei metodi di allenamento qui a Salerno, quando ho allenato a Salerno, al netto dei risultati,
per una parte brillanti, per altri meno, insomma, poi non l'ho visto fare successivamente da nessun altro. Detto questo, la partita con Pescara viene considerata una partita molto delicata. La Salernitana non sta attraversando un buon momento, nelle ultime 5 gare ha subito 12 gol, con Colantuono la media punti rispetto al suo predecessore Bollini si è abbassata, seppure di poco, da 1,3 a 1,1, insomma ci sono tanti indicatori, i gol subiti, la media punti, che confermano, evidenziano una situazione non diciamo di grande condizione e soprattutto di continuità di rendimento, di prestazione della squadra granata. Sicuramente viene considerata una partita delicata e difficile contro un Pescara che ha bisogno di fare punti e Zeman ha bisogno di farlo per, come dire, evitare che la sua panchina stricco. Insomma, questo viene valutato a Salerno, dove peraltro questa vigilia è stata infiammata dalle dichiarazioni proprio fatte oggi da Colantuono. Vediamo. Quindi sappiamo delle difficoltà che incontreremo, anche perché è una squadra che lavora molto bene nella fase offensiva, sono molto bravi. Io credo che noi possiamo fare la nostra partita dando seguito a quanto di buono visto nella partita con il Carpi, perché la partita con il Carpi, secondo me, al di là del risultato, è stata una buona gara. Perché in questa categoria Palermo, Empoli, Pescara, ci aggiungo Frosinone, ci aggiungo Bari, ci aggiungo Parma. Ok? Secondo me sono le 6 squadre che reciteranno un altro ruolo in questo campionato, vuoi per rosa, vuoi per altri motivi che avevamo elencato poc'anzi, anche solo prettamente a livello economico. Se la Salernitana fa un campionato come quello che sta facendo il suo, non sta facendo niente di così sbagliato, perché il campionato quest'anno è stato questo, lo scorso anno anche è stato questo il campionato. È chiaro che tutti noi siamo ambiziosi, io per primo, e come ho detto da quando sono arrivato, se ci sarà l'opportunità di poter vedere qualcosa di diverso, state tranquilli che nessuno qui lascerà nulla al caso. Ecco, queste le parole di Colantuono. Insomma, è stato criticato in queste giornate, quindi. Lui oggi ha avuto una come dire, reazione, ma non voglio neanche definire la reazione, ma secondo me ha un po' ecceduto nelle sue considerazioni, perché poi a Colantuono non è che si possa rimproverare più di tanto, perché sì, la media punti è calata, ma insomma comunque parliamo di un periodo più breve rispetto ovviamente alla valutazione fatta per quanto riguarda il suo predecessore. Poi Colantuono si è ritrovato, ovviamente la squadra non ha potuto incidere, avrebbe potuto farlo sul mercato di riparazione, infatti a questo fanno riferimento le dichiarazioni che fatto oggi pomeriggio, quando dice io non sono soddisfatto, ma forse non lo è neanche il direttore sportivo, insomma dice, non dice, perché l'ha fatto, certo ha infiammato una vigilia che invece sarebbe stata normale, tranquilla, la squadra è già in ritiro a Montesilvano, lui ha anche problemi di formazione a centrocampo, perché gli mancano un po' di giocatori tra squalifiche ed infortuni e anche giocatori convocati ma acciaccati, per cui di queste dichiarazioni forse non ce n'era bisogno. Poi alla fine insomma c'è sempre una ragione, io dico, quando uomini esperti come di calcio, come Colantuono, fanno determinate affermazioni, probabilmente ha voluto scuotere la squadra, probabilmente ha voluto anche dire attenzione, voi ve la prendete con me, io non c'entro nulla o c'entro poco. Vedremo anche alla luce di questo quale sarà la reazione appunto sabato a Pescara della squadra, reduce dalla sconfitta interna. Quindi dicevo dei problemi di formazione, la squadra, i convocati sono 21, ma 21 compresi 3 portieri e compreso 2 giocatori che sono Signorelli e Della Rocca, che il primo non è ancora al meglio della condizione dal punto di vista proprio clinico, e domani proverà e vedremo insomma se sarà utilizzabile part time. Il secondo sta bene dal punto di vista clinico, ma non ha la condizione atletica, e quindi entrambi sono 2 centrocampisti, potrebbero non essere utilizzati. Di qui il motivo per cui Colantuono forse cambierà modulo, utilizzando sempre i 3 difensori centrali, ma giocando con un centrocampo più folto, però non con 2 mediani, ma con un mediano centrale e 2 mezzali, che potrebbero essere da destra a sinistra Chine, Minala e poi Zito.
e poi in avanti due attaccanti che molto probabilmente saranno Palombi e Strocati. Rossi sarà invece tenuto, dovrebbe essere tenuto in panchina. Ecco, in una situazione del genere, un po' di emergenza, con una squadra che ha bisogno di far punti, forse queste dichiarazioni di oggi sono apparse davvero fuori luogo. Franco, ti ringrazio, buona serata. A voi e buon proseguimento, saluti a tutti. Grazie, grazie a Franco Esposito da Salerno. Prego. Che non riesco più ad abituarmi, Colantuono mi sta anche simpatico, ma non ha detto nulla. In realtà non ha detto nulla, non ha detto nulla. Su queste cose che hanno infiammato la vigilia, non ho capito, forse sono appannato io. Lui ha un pochettino esaltato il Pescara in maniera strumentale, insieme ad altre squadre, indipendentemente dalla classifica. Ha detto ai propri tifosi, al proprio ambiente, che insomma il campionato è questo, non ci si può aspettare d'altro, e semmai succederà qualcosa, il primo ad essere ambizioso è lui. Io credo che questo atteggiamento, che non è soltanto di Colantuono, mascheri una situazione attuale del calcio italiano nel quale la comunicazione, che dovrebbe essere una punta di lancia delle squadre professionistiche, in realtà è affidata molto più ai presidenti. E per questo io ricordo anche, visto che è stato nominato e che spesso è nominato nel calcio italiano, parlo di Lotito, che questa è la squadra di Lotito e che la Salernitana pochi mesi fa aveva come allenatore in panchina, ed era già a Salerno, niente meno che Simone Inzaghi, mentre Lotito giocava a chiamare dei mostri sacri della panchina da tutto il mondo, Bielsa, che Bielsa ed altri, San Paoli, che prenotavano gli aerei per poi non arrivare a Fiumicino. Mi sembra che in questo momento le cose tecniche vadano in un certo modo, e la comunicazione sia talmente annacquata che a un certo punto non lasci neppure il segno, perché sono i presidenti, e abbiamo visto Pescara Salernitana, a questo punto il convitato di pietra ancora una volta è stato Lotito, che tra l'altro sta preparando il golpe contro Malagò per quanto riguarda la Lega di Serie A, mentre Malagò è in Corea. Questo mi sembra il sottotesto di tutto. Pierluigi è meraviglioso. E infatti questo bravo collega ha detto tante cose, ma in realtà ha fatto da contraltare, da portavoce a una situazione che ci fa pensare ad altro. Io spero oltretutto che sarà una bella partita. Il vero dato allarmante per il Pescara, oltre al protagonismo che è legittimo di Sebastiani, e che sono venduti pochissimi biglietti. Io credo che questo sia il vero dato, il vero specchio di questo periodo del Pescara. 462 mi pare. 500 saranno scarsi di mille. Quindi poi ci sono gli abbonati, ma non sappiamo se andranno tutti. Insomma, invece c'è da avere paura questa partita, sai perché? Perché noi Pescara è bravissimo a rilanciare le persone. Breda è venuto qui col Perugia, se avesse perso qui sarebbe stato esonerato. Colantuono ha fatto meno punti rispetto, come media punti, rispetto a Boilini. Probabilmente, se perde a Pescara, viene esonerato. Dato che Colantuono non lo reputo non un grosso tecnico, è stato più fortunato che bravo. Però ha una carriera dignitosa, il problema è che, come diceva lui, sì, però parla molto ma non ti dice niente, ha fatto il gruppo delle sei, togliendo Carpi e Venezia. Vai tranquillo che l'avversario della prossima settimana, in quel gruppo di sei che sono, piglierà il posto del Pescara. Certo, con la Provercelli gli è difficile dire che Provercelli, Palermo, Empoli, no. Però quando piglia le squadre di mezzo, lui cita, inserisce nel gruppo... In qualche modo questa comunicazione è scientifica, attenzione. Sì, ma, insomma, però dire, adesso, è anche intelligente. Prima abbiamo... Prima è furba, direi, più che furba. Che poi alla lunga... Se Colantuono perde qui rischia la panchina. Tra battoni pure... No, dico, ha fatto un discorso, pensa a braccio, ma non pensavo. Penso che non abbia fatto tutti questi discorsi che abbiamo fatto noi. Gli è venuta così. No, gli viene così perché gli viene così perché lui ama, dal punto di vista professionale, fa anche bene. No? Dice, io
per quale motivo. Sì, ma alla fine veramente non ha detto nulla, che ha detto. Infatti non crea polemiche. Sì, sì, ma infatti. Adesso sarà anche che il nome non si presta, ma per avere un titolo di giornale su Colantuono o lo devono assumere o lo devono licenziare. se no un titolo su Colantuono è complicato da fare, perché è uno che ti dice che ieri piovuto, domani se non c'è il sole potrebbe piovere ancora. Ma infatti stiamo parlando di questo, senza può dire tutto il contrario di tutto. Walter, sai che l'anno scorso... Però per esempio all'Atalanta ha fatto... L'Atalanta, sì, ma non era difficile parlare all'Atalanta. Ha gestito alla grande. Sai cosa mi fa ridere con Antuono? Noi l'anno scorso eravamo tutti presi dalle disgrazie del Pescara e parlavamo della Serie A. Lui l'anno scorso è andato a Bari. Sì, sì. Ha cominciato bene le prime due o tre partite, poi cambiata l'aria, diciamo. Ogni partita aveva qualcosa da dire e c'aveva una signora squadra. Quindi sta facendo la stessa identica cosa a Salerno. E vedremo come andrà sabato. Intanto pubblicità, torneremo tra pochissimo. 22:48 di nuovo in diretta, allora riprendiamo con altri messaggi, abbiamo ancora altri 10 minuti di trasmissione, diamo spazio a chi ci segue da casa. Buonasera, perché Pescara deve accontentarsi di essere una plusvalenza oppure solo scouting? Visti i giocatori che sono stati scoperti dalla nostra società, non si poteva fare di più come risultati sportivi? Cattiva o furba gestione? Lasciamo commentare voi da casa. Sebastiani, trovati un lavoro serio e lasciaci in pace. Questa è una battuta. Una preghiera per Bruno, forse non ci si rende conto che se Sebastiani molla andremo a giocare in promozione, ma non vedete cosa succede in altre piazze importanti? Ricordate Bruno Pace intitolandogli il Poggio. Sì. Poche chiacchiere, andate a fare il biglietto. Perfetta questa. Per i tifosi, che ci auguriamo siano veramente tanti poi allo stadio. Abbiamo finito qua? Buonasera, una domanda per Nerone, vedi? È arrivata per te. Perché non si battono i calci d'angolo con cross in area? Come fanno tutte le squadre del mondo? Come fanno tutte le squadre del mondo, Roberto? È una scelta da sempre di Zeman questa. Intanto in realtà con i piccoletti, diciamo nel gioco aereo, il Pescara non è formidabile. Dopodiché lui ha questa cosa del tocco corto con i due uomini, poi la palla dovrebbe andare in mezzo, ma spesso e volentieri quando il secondo tocca palla è già pressato e quindi si fa questo stucchevole giro sul mediano e sul centrale, per cui un calcio d'angolo diventa un'azione difensiva. Banale. Ed è un peccato. È una cosa di Zeman che io non ho mai condiviso. Come non condivido la sua scarsa attenzione alla fase passiva. La sua è una filosofia. Ma diciamo, il fatto che il Pescara sia la squadra o una delle squadre che subisce più gol da calci piazzati è anche perché c'è una filosofia, diciamo così, della fase difensiva. Ma qual è la filosofia di quest'anno? Speriamo. Quella di Zeman la conosciamo, ma l'atto pratico su quella di quest'anno è una squadra che non sa difendere, non sa attaccare. Vabbè, ma se mi fai giocare a Campagnaro e dopo sul calcio d'angolo salta a ostacolare il portiere. Campagnaro che ha giocato, non può essere solo Campagnaro. Nelle ultime due partite abbiamo preso 5 gol, di cui 3 da calci piazzati. Non stiamo raccontando cose avulse dalla realtà. Gol con Perugia, il primo cross di testa. Abbiamo visto come si è comportata. Poi è chiaro, non è che vogliamo buttare la croce su uno piuttosto che sull'altro, però complessivamente quando c'è un calcio piazzato a 30 metri dalla porta devi temere come quando l'avversario ti arriva solo davanti al portiere. Anzi, quest'anno più delle volte l'uomo solo lo abbiamo neutralizzato e quando erano uno contro tanti che ci hanno buggerato. Ancora altri messaggi. Ecco, mi dicono finiti. Che non ce ne sono. Allora, a questo punto parliamo della partita con la Salernitana. Un pronostico. È una partita pericolosissima, perché la Salernitana, a me Pescara non mi dà nessuna garanzia, perché prende i gol in maniera incredibile. La temo questa partita, voglio sperare che invece vinca il Pescara, perché per fare più punti, perché secondo me la cosa più importante, torno a ripetere, è salvarsi.
E quindi importante, non vincere con la Salernitana diventerebbe pericoloso, perché mi pare che dopo abbiamo due trasferte, non vorrei sbagliare, due trasferte diventa pericoloso non fare punti. Allora, sì. Io ricordo la partita di andata, se non sbaglio a 5 minuti o 6 minuti dalla fine il Pescara vinceva 2-0 e cercava di gestire, stava gestendo la vittoria che era molto importante in quella fase del campionato, perché avrebbe in qualche modo delineato una classifica di rilievo, e poi ci fu il pareggio 2-2 sprocati di sì, esatto, nel recupero. Quindi in quella fase il Pescara inanellava queste occasioni perse e poi non ha cambiato. Quindi attenzione a questa partita, perché sono due squadre in grande difficoltà, io immagino. Quando ci sono le squadre in grande difficoltà che si incontrano tra di loro, l'esperienza insegna che il pronostico è sempre in bilico. Adesso poche chiacchiere, comprate il biglietto, secondo me è una buona pista per cercare almeno di avere una buona atmosfera. In una parola, in un secondo più o meno, mi è sembrato molto interessante lo spunto di Walter, per esempio, sui calci d'angolo, sulla fase passiva, perché uno degli equivoci di Zeman, non per mettere il dito sulla piaga, è secondo me proprio questo. Cioè Zeman è stato sempre l'interprete, direi a questo punto in tutto il mondo, dovunque ha girato, di fasi di gioco, comunque di intuizioni, di tattiche, che erano assolutamente all'avanguardia. Però mostra la corda, secondo me, proprio perché sono passati gli anni e, per esempio, la manovra avvolgente sul calcio d'angolo non solo non è all'avanguardia, ma è completamente superata anche nella percezione delle difese avversarie. Insomma, è una tattica che non funziona più. È ripetuta continuamente, non, esatto. Non è neanche, non è più una sorpresa. Non è neanche più neanche una filosofia, è soltanto una cosa datata. Quindi il rivoluzionario Zeman, come diceva furbescamente anche Colantuono, alla fine però deve fare i conti, se no, anche con se stesso, cioè cercando di cambiare le cose. Forse da queste piccole grandi cose potrebbero nascere migliori risultati. Paolo. Io spero tanto che non subentri la paura di perdere, che è una cosa bruttissima. Dove ho visto anche squadre importanti, insomma, perdere la testa, questa penso che sia una fase importante, dove sarebbe necessaria forse anche una cura psicologica sui giocatori per renderli sereni. Noi abbiamo fatto quel calo dopo la vittoria col Foggia, la prima, quella esplorare al 3-0, 2-0, quindi eravamo lanciatissimi, abbiamo cominciato alla fase dei pareggi, dei recuperi, e siamo andati nel panico per quello. Speriamo che ora non sia nella fase della paura di perdere, che sarebbe pericoloso. Quindi penso che una vittoria sabato sia necessaria, veramente necessaria. Allora, qualche altro messaggio, perché mi dice Tatiana che ce n'è qualche altro, giusto mandarli in onda. Macin abbiamo visto qui col Brescia, Falco è forte, Fiamozzi quest'anno col Bari ci ha fatto vedere quanto vale, gli altri vedremo, e comunque se Criscitello e Pedulla ci hanno dato 7, uno dei massimi voti del mercato invernale, vi ricordate quando ci diedero nel 2012-2013? Ci presero in pieno Francesco Di Montesilvano. Vabbè, viva Criscitello. Ancora vi rendete conto che il Pescara mentalmente è già retrocesso, con gente che vaga in campo e fa errori elementari che non si vedono nemmeno tra Scapoli ammogliati. In panchina abbiamo una mummia che non ha dato dopo 6 mesi un gioco, Domenico, insomma, sempre tra lo scherzo che ci fa sorridere, ma un po' eccessivo. Un po' eccessivo, effettivamente. Al posto di Edmar, io ricordo, doveva venire Romario, che era giovanissimo, si è preferito Edmar perché aveva segnato tanti gol. Poi la storia ha detto che Edmar era un brocco, mentre Romario un campione. Correggetemi se sbaglio. È vero. Domenico. Romario non, tutto è che, vero. Non è che l'abbiamo scelto Romario noi. E Giovanni Romario Urba Nord tolto. Foggia, ecco, guardate qui, ciao mister, riposa in pace. Vabbè. E questo neanche una cosa, ma torniamo a come abbiamo aperto la trasmissione. È un momento sicuramente particolare a Pescara, perché il Pescara, comunque la città, ha perso un personaggio importante. Stasera abbiamo parlato di calcio, ma con grande difficoltà, perché comunque tutti emozionati
da quello che è accaduto, da aver perso sicuramente un gran signore, ma un amico, per noi sicuramente è un amico. Io ringrazio Luigi Mascia, Walter Nerone, ringrazio gli altri ospiti della trasmissione, voi che ci avete seguito da casa, alle camere, dico Martelli, al coordinamento Naomi Polidoro e poi la regia di Danilo Cinquino e la grande collaborazione in redazione di Tatiana Conetti. Grazie a voi che ci avete seguito da casa, l'appuntamento come sempre giovedì prossimo alla stessa ora. Buonanotte. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare. E c'è un pallone, sta viaggiando su un prato e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai. Chissà che faccia che farai, così felice, sbalordito, non t'ho visto mai, a tutto campo arriverai. Del tuo Pescara qui si parlerà, chissà che faccia che farà.